Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e bentornati in un nuovo video. Come sempre, al sabato mattina, la prima cosa che faccio è spalancare le finestre delle camere, così da far cambiare l'aria. E poi, ancora prima di fare colazione, di solito avvio la prima lavatrice. La prima lavatrice che faccio oggi è quella degli scuri, che è in assoluto il carico più abbondante che abbiamo, perché abbiamo un sacco di vestiti scuri sia io che Ale, e ne hanno parecchi anche i bimbi, quindi di solito quella degli scuri è sempre quella più piena. Utilizzo l'Ace Gentile anche con gli scuri e poi aggiungo nella vaschetta invece anche il detersivo. Me lo chiedete spessissimo, io utilizzo il detersivo in polvere, attualmente sto usando quello della Winnis, e lo utilizzo anche qui per tutti i carichi, sia bianchi che neri che colorati. Leonardo è particolarmente affascinato dalla lavatrice, quindi ogni volta che la faccio di solito arriva sempre perché vuole premere tutti i pulsantini. Poi vado in cucina, Ale è uscito a prendere la colazione come spesso facciamo al weekend e io nel frattempo ho iniziato a apparecchiare. Per Eva prepariamo una tazza di latte in casa, mentre invece per mio parale prendiamo anche il cappuccino direttamente al bar. Come potete vedere, Leonardo non è sul seggiolone perché ormai non ci si vuole più mettere, vuole stare seduto sulle seggiole come noi, e quindi purtroppo non riusciamo più a mangiare in cucina sulla penisola, ma dobbiamo sempre mangiare sul tavolo della sala ormai, perché lui appunto vuole stare seduto. È scomodissimo perché chiaramente va guardato a vista, però è uno step normale perché chiaramente sta crescendo e quindi vuole fare quello che facciamo noi, quindi stringiamo un pochino i denti noi adulti e cerchiamo di assecondarlo. Comunque, terminata la colazione, vado a svuotare la lavastoviglie del giorno prima e vado a pulire la cucina, quindi carico con tutti i piatti e sistemo tutto il piano. Questo lavoro durante la settimana lo fa sempre Ale, come sapete io esco la mattina prestissimo, quindi non riesco a far nulla in casa, quindi nel weekend quando posso cerco di dargli una mano e lo faccio io, anche se da parte sua Ale in questo momento deve stare con entrambi i bimbi e quindi penso che fra i due sono io quella che si riposa di più. Più tardi mi sono cambiata, siamo anche usciti e quando torniamo a casa vado a caricare il carico dei panni scuri in asciugatrice, perché la lavatrice è terminata e quindi metto tutto in asciugatrice. Ci metto, come sapete, quasi tutto, utilizzo un programma per delicati in asciugatrice con cui non ho più fatto danni, anche se comunque i capi leggermente, alcuni si vanno a restringere, quindi poi quando li tiro fuori dall'asciugatrice li stiro un pochino con le mani per fargli riprendere la forma. E un'altra cosa che ho iniziato a fare prima di mettere i vestiti dalla lavatrice all'asciugatrice, li vado a sbattere, come vedete, perché in questo modo li vado a stendere inizialmente, quindi vado a diminuire, in alcuni casi annullare le pieghe, e quindi poi l'asciugatura viene secondo me migliore, quindi i capi escono con meno pieghe.
Vado semplicemente a stendere un paio di capi che non metto in asciugatrice, dopodiché torno a concludere la pulizia della cucina che era rimasta in sospeso e lo faccio con un nuovo aspirapolvere che mi è stato inviato. Dovete sapere che mi arrivano quotidianamente delle proposte di collaborazione con aspirapolveri, generalmente li rifiuto. Questo mi sembrava interessante perché ha una peculiarità, che è quello cioè di stare in piedi. La maggior parte degli aspirapolvere senza fil non hanno questa caratteristica, questo invece sì, e quindi mi è sembrata una cosa interessante. Ha tutti gli accessori tipici degli aspirapolvere senza fili e adesso lo proviamo insieme. A differenza del Dyson, basta premere il pulsantino una volta e l'aspirapolvere rimane in funzione, mentre invece sapete che sul Dyson va sempre tenuto premuto, che secondo me è una cosa abbastanza fastidiosa. Ci sono tre potenze, io utilizzo sempre quella automatica, e come vedete ci sono anche le lucine sulla spazzola davanti che secondo me sono comodissime. Un'altra caratteristica è che è veramente leggera perché sia Eva che Leonardo riescono ad utilizzarla e questa è una cosa molto buona per me. E poi, come vi dicevo, può essere riposta verticalmente, quindi in realtà potete infilarla un po' dove volete perché rimane in piedi da sola. Io la vado a testare subito in cucina. Vi dico sempre che la colazione è il pasto in cui sporchiamo maggiormente, specie quando mangiamo le brioche, quindi mi fa molto comodo passare l'aspirapolvere sia sul piano che sugli sgabelli. Avete visto che comunque l'aspirazione è normalissima per un aspirapolvere che ha questo costo, che comunque è di fascia medio-bassa, e anche sul pavimento devo dire che sono rimasta abbastanza soddisfatta. Questo è quello che abbiamo aspirato in questi pochissimi minuti di test e svuotare il serbatoio è semplicissimo, come tutti gli aspirapolvere, quindi c'è un pulsantino che lo apre, voi non mettete le mani dentro lo sporco. Ovviamente l'aspirapolvere era appena aperta dallo scatolone, quindi era scarica, perciò l'ho messa a caricare. Potete metterla a caricare sia con il corpo centrale, oppure se non volete aggeggi di mezzo potete staccare la batteria e mettere a caricare solamente la batteria. Adesso mi sposto in camera dei bimbi per fare un'altra attività che ormai faccio sempre il sabato mattina, cioè vado a riporre i capi dei bimbi che ho lavato il giorno prima in lavatrice. Di solito faccio sempre la lavatrice dei colorati il venerdì pomeriggio, la vado a piegare poi per quando si asciugano la sera dopo cena che i bimbi dormono, e quindi piego tutti i vestiti dei bimbi e l'indomani li vado a mettere a posto. So serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out, sun is shining but the rain is welcome too, friends are nearby, don't need another view, time is not on my mind but then it's you, oh I love it when the love comes around and then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day, don't wake up. Oggi devo anche cambiare le lenzuola nei lettini dei bimbi e quindi approfitto, sono già in camera, vado a levare tutte le lenzuola. Se notate che non ci sono incursioni è perché in questo momento sono sola a casa e quindi riesco a fare tutte le cosine con calma. And it feels like I'm lying every time someone asks how it goes and I save the details. Metto subito le lenzuola dei lettini dei bimbi a lavare. Di solito quando cambio le lenzuola dei bimbi cerco di lavarle subito perché ne ho solamente due per Leo e due per Eva. E siccome capita che o uno o l'altro, specialmente Leonardo se magari si bagna con la pipì durante la notte, ma Eva magari sta male, sporca comunque le lenzuola, quindi devo sempre avere un set di lenzuola pulite. E quindi
una volta che le ho cambiate le vado a lavare immediatamente, così sono pronte per ogni evenienza. Vado a cambiare anche le lenzuola del nostro letto e metto sempre su un po' di musica. Adesso sono in fissa con questa canzone dei Muse con featuring Lisa. I Muse sono una band che a me piace molto, li seguo molto, in passato sono andata anche a un loro concerto e adesso sono usciti con questo nuovo singolo con Lisa che è meraviglioso. Vi ho lasciato l'immagine con il titolo, se volete dare un ascolto fatelo. E inoltre vado anche a cambiare il copripiumino. Al momento stavo utilizzando questo IKEA, che è un piumino che mi avete consigliato voi proprio per i primi freddi. L'abbiamo utilizzato fino adesso, ma adesso vado a mettere quello che utilizziamo per l'inverno, poi ve lo faccio vedere. E devo dire che questo che mi avete consigliato, che abbiamo comprato quest'anno sia per noi che anche per Eva, l'abbiamo trovato estremamente comodo, perché è effettivamente quello che serve con i primi freddi. L'abbiamo pagato, non vorrei dire una scemenza, ma mi sembra sotto i 15 euro, e quello di Eva addirittura per il letto singolo mi pare sotto i 10 euro. Approfitto anche per dare una spolverata, ragazze, la casa è un disastro perché sono settimane che non viene pulita, abbiamo avuto i bimbi sempre malati, poi insomma sapete anche quello che è successo ultimamente e quindi è veramente un disastro, quindi quando riesco provo a pulire qualcosina, ma siamo veramente super incasinati. Approfitto della nuova aspirapolvere anche per pulire il sottoletto, che si riempie sempre tantissimo di polvere, e avendo la lucetta mi rimane comodo perché effettivamente devo dire che la luce aiuta tanto per vedere bene lo sporco. Quindi passo velocemente e poi rimetto dentro tutte le sacche e, in cui tengo praticamente un piumino super pesante che avevamo comprato ma in realtà non abbiamo mai usato, il piumino quello di mezza stagione che utilizziamo in realtà per tutto l'anno, e poi la scatola con le lenzuola, quindi prendo le lenzuola nuove e poi rifacciamo il letto. Questo è il piumino che utilizziamo per tutto l'inverno, come vedete è un grado di calore 2, quindi in realtà è, non è caldissimo, però per casa nostra va più che bene, abbiamo una casa in realtà molto calda, considerate che siamo ai primi di dicembre e ancora non abbiamo mai acceso il riscaldamento, un po' perché comunque c'è stato molto caldo, un po' perché abbiamo ancora le temperature sopra i 20 gradi in casa e quindi in realtà non abbiamo mai avuto la necessità. E metto il piumino e poi la calma finisce perché arrivano i bimbi. Queste immagini che sono totalmente reali, quindi vi assicuro che sono tutta farina del sacco dei miei bimbi, è quello che succede praticamente sempre dentro casa, quindi capite bene che mi rimane molto difficile fare le faccende domestiche. Qui potete vedere l'impresa di rifare un letto che poi tra l'altro rimarrà sfatto. Poi torno in zona lavanderia perché hanno terminato sia l'asciugatrice che la lavatrice e quindi levo il carico dei vestiti scuri che è pronto per essere piegato e metto le lenzuola dei bimbi in asciugatrice.
anche le lenzuola, così come ho fatto per i vestiti, le vado a sbattere prima di metterle in asciugatrice, perché trovo che in questo modo già i vestiti bagnati si stendano un pochino, quindi diminuiscano le pieghe, e poi dall'asciugatrice escono meno spiegazzati. Era quasi ora di pranzo, quindi non facevo in tempo a piegare i vestiti e quindi sono andata a levare solamente le magliette. Quando togliamo i vestiti dall'asciugatrice sono ancora caldi e quindi se li lasciate appallottolati comunque gli rimangono quelle forme, le pieghe, e quindi quando li tiro fuori dall'asciugatrice e non riesco a piegarli vado comunque a aprirli, a stenderli, così riesco, è sempre un altro modo per cercare di averli meno spiegazzati possibile. Io praticamente non stiro quasi nulla e quindi in questo modo riesco a avere i vestiti più che decenti per essere indossati. Nel frattempo anche Leonardo si diverte con l'aspirapolvere, il Dyson non riesce a trasportarlo e si arrabbia sempre tantissimo, invece con questa ha libertà di movimento. Oggi il pranzo l'ha preparato Ale, ha fatto una carbonara, però non con gli spaghetti perché i bimbi non sono appassionati di spaghetti, quindi con la pasta corta, e è un caso raro che Leonardo abbia mangiato sul seggiolone, ormai l'ho levato proprio perché, come vi dicevo, non lo utilizza più, e quindi terminiamo il pranzo e poi riprendiamo le attività. Dopo pranzo Leonardo deve andare a dormire e quindi appena finito di mangiare vado subito in camera dei bimbi a rifare i letti. Dovrei rifare solo quello di Leonardo, ma che è la cosa più urgente, ma in realtà approfitto e li rifaccio entrambi. Anche da Eva ho sostituito il piumino, quello leggero 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 che vi ho fatto vedere in camera nostra prima, e metto un altro piumino per il letto singolo. Adesso io non mi ricordo se ce ne sono di diversi tipi, secondo me per il letto singolo ce n'è solamente un tipo dell'IKEA, e sono abbastanza convinta. Se per caso vi interessa sapere che modello è, magari chiedetemelo che vi rispondo nei commenti. Metto il piumino anche da Leonardo, che però è totalmente un optional perché, come tutti i bimbi piccoli, dorme completamente scoperto. Con Eva mi dannavo, ma con lui ero abituata, quindi non lo copriamo neanche, poi quando dorme lo lasciamo scoperto. Poi vado a chiudere le persiane perché, come vi dicevo, Leonardo deve dormire. Di solito per il pisolino del pomeriggio chiudiamo le persiane ma lasciamo le alette un pochino aperte, quindi è buio ma non buidissimo come quando è notte. Torniamo in lavanderia perché anche l'asciugatrice ha terminato e quindi ritiro le lenzuola dei bimbi e le vado a piegare. Potete vedere sullo sfondo il nostro letto che vi direi che era stato rifatto e poi è stato distrutto, ma in realtà la verità è che già in fase di sistemazione non era stato sistemato al meglio per i
bimbi e quindi rimane così. Il nostro letto capita spessissimo che sia in queste condizioni. Nel frattempo avevo anche impastato la pizza per la sera, quindi qua ci sono tutte le mie masse che lievitano, e a questo punto, come spesso accade, vado a fare la spesa per la settimana. Vi faccio vedere il menu planning perché vi interessa sempre tantissimo. Il lunedì mangeremo petto di pollo con il cavolfiore, il martedì pesce con carote per i bimbi e ale insalata per me, mercoledì una frittata ripiena che faccio appunto ripiena con formaggio e prosciutto cotto e come contorno zucchine per i bimbi e radicchio per noi, giovedì pasta e fagioli, venerdì involtini di verza con la carne macinata e poi per il sabato la solita pizza. Sulla base di questo menù mi scrivo la lista della spesa e poi ovviamente vado a fare spesa. Una volta rientrata ovviamente c'è da sistemare tutto, quindi con l'aiuto di Ale, non senza difficoltà, andiamo a sistemare tutto facendo attenzione ad alcune cose perché i bimbi non possono vedere alcune cose che compriamo, altrimenti le vogliono, e quindi di solito quando sistemiamo la spesa cerchiamo anche sempre di fare molte cose di nascosto. Questo è il frigorifero appena riempito, ho già fatto un video sull'organizzazione del frigorifero e anche su un che c'è nel mio frigo, ve lo lascio linkato qua, e quindi se vi interessa potete dare una sbirciatina lì e niente, quindi questo è il frigo del sabato dopo la spesa. E finalmente riesco a fare una cosa che erano settimane che dovevo fare, cioè sistemare le mie scarpe, perché ci sono ancora di mezzo tutti i sandali, non sono ancora riuscita a fare il cambio stagione delle scarpe e quindi oggi mi sono detta assolutamente va fatto. Questa è la sistemazione attuale delle mie scarpe, come avete visto si trovano in un armadio che abbiamo in camera. E siccome voglio dare anche una bella pulita, come prima cosa vado a svuotare le tre mensole, così mi rendo anche conto di quello che c'è e vado a dare anche appunto una bella pulita. Per essere dei ripiani in cui c'erano le scarpe, tutto sommato non erano neanche sporchissimi. Comunque dopo aver aspirato ho passato anche un pochettino di sgrassatore. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day, don't wake. Questi sono i contenitori che utilizzo per mettere le scarpe, sono sempre dell'IKEA e credo che facciano parte della serie degli Scoob, anche se non ne sono sicura. Comunque li abbiamo da tantissimo tempo, in realtà ne ho tantissimi perché poi nel tempo abbiamo accumulato scarpe, poi ce ne siamo liberati, quindi ne ho tanti e quelli che non uso poi li metto da un'altra parte. Devo dire che noi ci troviamo molto bene, anche perché in questi contenitori tengo sia le scarpe che utilizzo, ma anche quelle estive che poi metto via, che metto nella parte più alta dell'armadio e quindi ecco,
piccoli, sono comodissimi, a posto delle classiche scatole di scarpe che utilizzo solamente per gli stivali. Sto passando in rassegna, come avete visto, tutte le scarpe che ho, e alcune me le provo anche per decidere se tenerle oppure se darle via. Una volta che ho fatto il punto sulla situazione, tutto quello che tengo, quello che do via e le cose che archivio per la stagione estiva, le vado a sistemare tutte quante nei tre scaffali. Nella parte alta, come avete visto, ho messo le sneaker che entrano perfettamente dentro le scatole. Nel secondo ripiano invece vado a mettere gli stivaletti e le scarpe comunque alla caviglia, che non ci entrano in quelle scatole, quindi le lascio senza niente. E nella parte in basso metto gli stivali, che anche quelli non entrano nelle scatoline, nei portascarpe dell'IKEA, e quindi li tengo così. E questo è l'aspetto finale della mia scarpiera. Come vi dicevo, le sneaker nella parte alta, che sono in assoluto le scarpe che utilizzo di più, poi stivaletti e scarpe alla caviglia, e nella parte più bassa invece gli stivali. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio qua sotto nell'info box tutti i dettagli per l'aspirapolvere, se per caso vi interessa. Se avete domande o dubbi, lasciatemeli qua sotto e ne parliamo insieme, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti!